dato dalla proponente, la consigliera Tempesta, Nilde Iotti nasceva 100 anni fa, ad aprile del 1920. Ho chiesto di sottoscrivere molto volentieri questa mozione insieme agli altri consiglieri che si sono espressi, perché sicuramente su Nilde Iotti non è necessario spendere troppe parole, la conosciamo tutti. Partecipò giovanissima alla Resistenza, fu una delle 21 donne elette nell'Assemblea Costituente e fu una delle 5 donne della Commissione dei 75 a cui fu assegnato il compito di redigere la nostra Carta Costituzionale. Quindi stiamo parlando di una delle madri costituenti. Fu partigiana, ma sicuramente non incline alla partigianeria, perché come prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio fu da tutti apprezzata e ancora oggi ricordata per la severa imparzialità con cui presiedeva i lavori della Camera. Il suo altissimo senso delle istituzioni le faceva incarnare il ruolo con il massimo dell'eleganza anche formale, con la quale richiamava simbolicamente i suoi colleghi al rispetto del ruolo che sono richiamati ancora oggi a rivestire. Un modello che va detto, le donne che si sono succedute su quello stesso scranno hanno sicuramente seguito, ma mai né superato e né uguagliato. La sua lotta in favore del rispetto per l'uguaglianza sostanziale dei diritti delle donne e la sua severa condotta non le facevano sacrificare all'altare della donnità, come è stato detto, la sua femminilità. E oggi il ricordo commosso va anche a quel fiore che amava inserirsi tra i capelli mentre svolgeva il gravoso compito di Presidente del Consiglio, che costituisce forse l'insegnamento più toccante e insieme più profondo. Quindi ringrazio sicuramente i colleghi che hanno voluto con questo atto ricordare questa donna così importante, questa madre costituente così importante per l'Italia tutta. E sicuramente siamo tutti d'accordo nel fare in modo che il suo insegnamento venga ricordato e soprattutto seguito nel migliore dei modi possibile. Grazie.